una partita fra due selezioni composte dai migliori giocatori del campionato di Serie D, una gara di tiro da tre e il saluto delle rappresentative pugliesi in partenza per il trofeo delle regioni. Tutto questo e molto di più sarà lo Star Game di Serie D, in programma a Monopoli sabato 19 aprile, a cura della locale AP del presidente Onofrio Lamanna. Siamo particolarmente lieti, ecco, di questo evento e stimolati a farlo proprio per le grandi espressioni tecniche che abbiamo visto durante questo lungo campionato. Abbiamo visto grandi atleti nelle varie squadre, molte competizioni, tutte le gare sono state sempre molto interessanti e quindi ottimi spunti per fare una festa anche da un punto di vista qualitativo e tecnicamente apprezzabile. La manifestazione di Monopoli abbraccerà l'intera giornata. In mattinata alle 11 presso l'Auditorium Musica d'Attracco, il Comitato FIP Puglia premierà i membri pugliesi degli staff a supporto delle nazionali giovanili andate a medaglia all'ultimo europeo, nonché gli arbitri promossi nelle categorie superiori. Ospiti d'onore le rappresentative regionali di Progetto Azzurri e Azzurrina in partenza per il Trofeo delle Regioni. È bellissimo poter vedere questi ragazzi che chiaramente giocano a basket da poco, tutto sommato da poco tempo, vederli in partenza per un'esperienza che sicuramente rimarrà nei loro cuori per sempre, perché comunque fare un trofeo delle regioni, quindi vedere 20 regioni tutti insieme, stare tutti insieme, vivere quei momenti, sicuramente sono esperienze che vanno fatte. E ovviamente, a prescindere dal risultato, noi dobbiamo pensare che questi sono ragazzini che magari un domani potrebbero anche essere i futuri campioni delle nostre squadre, comunque anche sia in ambito regionale che in ambito nazionale, per cui un grosso in bocca al lupo a loro e sarà un momento secondo me anche molto emozionante. Nel pomeriggio poi appuntamento al Pala Ipsiam di Via La Pira dalle 15.30 con ingresso gratuito per l'avvincente incontro fra le due selezioni est e ovest del campionato, guidate dai tecnici delle squadre meglio classificate al termine del girone di andata. E nell'intervallo l'avvincente finale della gara di tiro da tre punti, trofeo Masseria Santa Teresa, per un pomeriggio cestistico che si preannuncia ad alto tasso di spettacolarità.